una potenza e oggi me l'hai dimostrato con quella cosa che hai fatto. Hai capito? Cerca di controllare questa potenza che hai, perché presto ti vedo molto potente. Hai capito? Sorella Fama, scrivi se hai capito. Hai una potenza addosso che neanche ti immagini. Se tu non guidi questa potenza, tu hai una potenza incredibile, sorella Fama. Gloria a Dio. Alleluia. Signore grande, sei potente. Alleluia. Il tuo gruppo ti hanno dato torto e non tutti possono capire la potenza che hai tu. Fregatene se nel gruppo ti hanno dato del torto. Tu hai da fare con me. Gli altri possono capire quello che possono capire. Fregatene. Ok. Non possiamo accontentare tutto il mondo, perché se accontentiamo a uno, l'altro resta dispiaciuto. E allora tutti non possiamo accontentare. Lella TikTok.com. Buonasera fratello Angelo, io sono troppo giù e triste, nessuna cosa mi va bene fratello. E già lo dichiari tu sorella, che nessuna cosa ti va bene, già stai bloccando la natura. Con questa frase hai bloccato la tua vita. Allora, se potessi cancellare questo messaggio, io lo cancellerei, scrivendo di nuovo. Buonasera, fratello Angelo, io sono troppo felice, sono la donna più felice del mondo. Mi fa piacere che ti ho conosciuto e mi fa piacere che sono qua dentro. Già hai risolto tutti i tuoi problemi. Rifalla la domanda, anche se quel messaggio non si può cancellare. Rifalla e vedrai che sarai la donna più felice del mondo. Non dovete pensare negativo, perché qui abbiamo qualcosa che ciò che noi diciamo e pensiamo e scriviamo, questo qualcosa il nostro io lo fotografa e lo manda a Dio. Avete capito? Cinzia Buzza di Giangelo, mi hanno detto che nella schiena ho 3 anni nella schiena, cosa posso fare? O fai una live cambio qua, se hai 1000 amici e 1000 mi piace che sale qua sopra, oppure vai nel mio profilo in Facebook, mi dai l'amicizia, se non hai l'amicizia, mi dai l'amicizia, io ti aggiungo. Entra dentro il mio profilo, c'è un link che dice da qui puoi entrare in contatto con un fratello Angelo Piccone. C'è un link, entri nel gruppo e sei in contatto con me. Quando entri nel gruppo ci sono i miei assistenti che ti curano, ti fanno sfogare, tu dici tutto quello che hai, come stai dicendo qua dentro, e già loro ti preparano. Quando poi, mentre vedi la mia foto dentro il gruppo, o vecchia o nuova che vengo, mi clicchi nella foto mia e sei in privato con me. E tutto il resto lo faccio io con il Signore. Hai capito, sorella Cinzia? Se l'hai capito, scrivilo sotto. Salvo, dice, sono Rita, che spendo il cellulare, la batteria, so, è scaricata. Ok, Rita, puoi durare con questo cellulare, che anche di tuo fratello, di tua madre, non so, di tuo ragazzo, non lo so, puoi stare con questo cellulare, dimmi se puoi stare con questo cellulare, così finiamo completamente quello che dovevamo fare. Allora, Cinzia, Buzza, già sei nel gruppo, bene. Allora, vai in privato con me, mi scrivi tutto quello che hai, perché già io lo so, però me lo devi scrivere, e oltre a questo ti fai un esame di coscienza facendo un video privato
così indietro nel tempo quando è cominciato il primo problema tuo, dei tuoi peccati, il mal di testa o altri problemi, perché per avere 3 ernie tu hai sofferto minimo 8 volte il mal di testa, minimo 8 volte. Al primo mal di testa avvisa che c'è procinto di una malattia psicosomatica, è come la spia che abbiamo nella macchina dell'olio. Quando accende la spia dell'olio ci dice o vi fermate oppure fondo il motore. Avete capito? Bene. Tutto mi va bene, sto benissimo, grazie fratello, gloria a Dio. Vedi come è cambiata l'espressione dentro di te? Hai fatto anche il sorriso, ti ho visto, mentre scrivevi, sorridevi. E il tuo io ha fotografato tutto quello che hai scritto, come io ho visto il tuo messaggio, lui l'ha visto e l'ha presentato a Dio. Ha detto, ma come ha fatto questa nella TikTok? A che si sentiva male, tutto storto, che è diventata felice e che tutto ci va bene, ma come ha fatto? E allora questo io comincia a mettere carbone acceso, dice, ma come ha fatto? Eppure dice che è felice, e allora io la faccio felice, tanto mi metto al sicuro e la faccio felice. E tu da sera in poi sarai felice. Ogni giorno la tua felicità crescerà. Hai visto che è semplice? E poi noi faremo il resto, quello che c'è da fare. Prima di ogni cosa, se tu mi ascolti, fai un segno. Dici sì, ti sto ascoltando, fratello Angelo, dimmi. Sì, ti sto ascoltando. E il cellulare del tuo figlio? Rita, allora vieni che ti faccio salire, Rita. Vieni. Dai la partecipazione che ti faccio salire, Rita. Con il cellulare di Salvo, di tuo figlio. Ok, Donatella, esci tranquilla. Gloria a Dio, alleluia. Domenico Mammola dice ciao bel Signore, il Signore in cielo, tranquillo, bene va. A me mi dovete chiamare fratello Angelo oppure Angelo. Tranquillo. Cinzia Puzza dice ciao, gioia anche a te, gloria a Dio, alleluia. Nella TikTok come si dice è vero, sono vero, perché io non ti vedo, che faccio, non ti vedo. Ancora quando ti vengo a curare a casa tua, vedo che tu lo sai, mentre ti faccio sporchiare tutte le ossa, per quarti già lo puoi accendere, mi
aggiungi i Facebook e vai nel gruppo, parla un po' con gli assistenti, spoglio più un poco, se ti è possibile metti un bel video, che tu sei brava, metti un bel video, dici ho parlato in TikTok con il fratello Angelo e mi ha guarito il Signore il mal dell'osso sacro e la cervicale e mi ha fatto scaricare parte assai dei miei problemi e dei miei peccati. C'erano un paio che erano dentro il mio corpo, che erano scaricati attraverso il male che mi ha creato il mio io nella cervicale e nell'osso sacro, li stavo pulendo e purtroppo la connessione è caduta. Non ho potuto salire, anche che ho salito con quello di mio figlio, ma mio figlio non ha tanti amici, neanche mi piace, devono avere mille. E scrivi tutto, pure fai il video e dai soddisfazione a tutto il mondo quello che è successo a te. Dicelo che ti sei guarita con il bastone, l'osso sacro, e poi non te la poteva appoggiare neanche l'osso sacro, e poi invece ti dicevo per essere forte, e tu mi dicevi ma più forte di così non posso, quasi ti stavi sfondando l'osso sacro e non sentivi più dolore. Questa è la gratificazione che farai a tutto il mondo, perché chiunque può guarirsi l'osso sacro sentendo come hai fatto tu, e la cervicale, perché Dio vuole che tu ti riguasite, perché questo è il Signore, tutto il mondo è predestinato ad esplodere. Il Signore prima che esplode questo mondo vuole tutti salvi, guariti, per trasportarli e lasciando il corpo guarito come ce l'ha dato lui, no, ammalato, con il maligno. Questo vuole il Signore. Bene, allora, fallo Rita, oppure se vuoi stare ancora qua, tra poco noi pregheremo. Ascolterai la preghiera di benedizione anche tu, ma tanto c'è il tempo, c'è ormai il mal di testa non ti viene più, né oggi, né domani, e neanche dopodomani, neanche il mese prossimo. Non ti viene più il mal di testa, la dolce, amore mio Gesù, tu sei santa, ti manca soltanto poco, che lo faremo domani in WhatsApp. Donatella ci sei, bene, sei arrivata giusto in tempo, che tra poco pregheremo per tutta la live, pregheremo anche per Maria Cristina De Marco, due cellulari a mio figlio che lo serve, tra poco entro con il mio, ok, vai, deduce, dai, così entri con il tuo, che tra poco pregheremo e chiuderemo la live, perché non voglio disturbare tanta gente. Tanto il risultato l'abbiamo avuto stasera con la sorella Rita, e anche stasera il Signore ha guarito una donna anziana che lo vedete nel mio profilo di Facebook, Servo dell'Eterno, l'ho messo già dentro i gruppi, lo potete vedere dal link di Facebook, domani lo vedrete in grande nella rete. Sì, sì, Maddalena, amore mio, Maddalena fa male, tutto sparisce, le vene che spariscono completamente, tutto sparisce, perché quel calore che hai avuto, tutte le vene si sono surriscaldate e tutte le cellule che erano morte vengono spazzate via dalla pressione del cuore, andando il sangue veloce come uno spruzzo, è andato a sbloccare tutto. Se le vene si auto guariscono, tutte le
Tina, domani, fratello, Angela, non trovo numero di telefono, volevo parlare con te. Ora, Tina, vai nel mio profilo, te l'ho detto. Nel mio profilo, sopra c'è, nel profilo c'è un biglietto visita che dice Angelo Piccone. E dice anche in questo biglietto il sito www.gesulaluncedelmondo.it. Che fai? Te lo scrivi o ci vai? Se te lo scrivi, c'è una penna, te lo dico di nuovo. Se no, altrimenti vai nel mio profilo. C'è il biglietto visita e c'è il numero di telefono, ma se tu vai dentro il mio profilo di Facebook, appena scende un pochettino questo biglietto di visita, c'è un link nel mio profilo, nel mio profilo, non nell'Home Page. Attenzione, fratelli e sorelle, non andate nell'Home Page. Dovete andare nel mio profilo cliccando nella mia foto di Facebook. Fate degli errori certe volte. Voi ve ne andate nell'homepage dove tutti scrivono. No, dovete andare nel mio profilo. Cliccando la mia foto dall'homepage andate nel profilo di Facebook. Avete capito? Ce ne ho 4 profili di Facebook e allora decidete quale profilo andate o scrivete Angelo Piccone e vi compaiono tutti quei miei profili. Se vedete la mia foto, guardate che Piccone Angelo ce ne sono tanti, non sono io. Dovete vedere la mia foto, potete vedere uno con la camicia blu, uno con la camicia bianca, ma la faccia è sempre quella. Sorella, sono stato chiaro? Allora, dai l'amicizia, dai l'invito qua, che ti faccio sapere. Andate davanti a Gesù,
a sputare questi peccati. Lui li castiga, somatizzando una malattia psicosomatica. Sorella Tina deve soltanto salire le prime bollicine che stanno per salire ed è buona, non deve prendere l'acqua, hai capito? Quando partono le prime bollicine che si stanno alzando è ottima, l'acqua non deve bollire, ti ho detto quando bolle non è più buona, hai capito? Io ce l'ho troppo forte e non potendo sopportare. Allora, adesso ho finito che questa sera si sgoterai tutto quello che c'è dentro l'istanza qua. Non ti preoccupare, adesso te lo faccio sgoterare tutti e tu mi segui. Ti sto dicendo come funziona questa cosa perché comprendendo il metabolismo del nostro corpo, noi siamo già guariti. Hai capito, Rita? Tu già guarirai automaticamente solo comprendendo il sistema biologico che Dio ci ha creato. E sei guarito. Perché comprendi cosa bisogna fare, come uscire da questa catastrofe dolorante che provoca tutte le malattie. Allora vi spiego, mentre il nostro io apre la valvolina sotto questo ritegno, sotto questa stanza di questi peccati, fa uscire una parte di questi peccati e tutto il resto che c'è là dentro, pubblicità, sciocchi, la notte quando non potete dormire che sognate che fate guerre, che ammazzate tutti con la spada, con il fucile, con quello e quell'altro, tutte queste cose che sono qua dentro, vi fa uscire una parte e vi castiga perché voi non siete andati a Gesù. È così semplice andare a Gesù, vi inginocchiate. Comunque vi trovate, immaginate Gesù, non è che non lo dovete vedere, immaginate Gesù. Oh Gesù qua sei, perdonami, abbi pietà di me, perdona tutti i miei peccati. Sai, l'anno scorso ho fatto questo, quest'anno ho fatto questo e questo, e ieri ho fatto questo, perdonami. Vedete che facile. E fanno così, questi peccati da soli scendono e vanno a cadere ai piedi di Gesù. E il mal di testa passa e non viene più. Non viene più il mal di testa. Avete capito? Ecco.
servito tutto, è vero, hai compreso che non c'è soluzione più migliore, andare a piedi di Gesù e il problema di testa non ti viene più. È così semplice. Adesso te lo faccio fare in presenza mia, va bene? E non solo che ti passa il mal di testa, qualunque cosa che tu desideri, mentre sei ad occhi chiusi, glielo dice Gesù. Dopo che ti ha scaricato tutto, gli dici: Gesù, dato che sono qua, io ho bisogno di una benedizione per me, per la mia casa, per la mia mamma, per mio papà, non so come siete combinati, per i miei nipoti, per, se c'hai figli, non so come, io non so. Tu stessa puoi fare tutto. Sì, sono ascoltata. Allora, però, poi in privato, quando mi chiami conversate, noi faremo una libecamme e analizzeremo la tua vita privata, va bene? Qui dobbiamo solo fare quello che non diamo tanto all'occhio, perché qui ci seguono migliaia e migliaia di persone in TikTok e non dobbiamo dare spettacolo. Adesso tu devi fare soltanto che stasera guarisci. Per guarire, come ho spiegato, dato che questi peccati il nostro Dio e il nostro maestro, il nostro sorvegliante, fa cadere questi peccati da una parte, se li fa cadere nelle mammelle, blocca sopra le mammelle l'ossigeno, li blocca l'entrata e l'uscita, come i termosifoni, giusto? Che c'è un tubo che va, l'acqua calda, e il tubo che ritorna, che si raffredda e ritorna per riscaldarsi di nuovo. E così siamo noi combinati. Il sangue entra negli organi e poi esce e circola tutto il corpo. Ma se blocca al di sopra l'entrata, tutti questi peccati vanno a bloccare e non entra più né ossigeno né sangue. E la parte che c'è sottostante non riceve più il beneficio dell'ossigeno e del sangue. E la parte sotto cambia vita. Con che cosa? Con nuovi germi tumorali. E come è sotto le mammelle e dentro i polmoni che nascono febbroni, come nei reni, come nel ventre, come in testa, è lo stesso. Dove il sorvegliante castiga la persona, perché questo è un castigo perché l'uomo si è allontanato da Dio e invece di chiedere perdono a Dio attraverso Gesù se ne va a prendere le pastiglie in farmacia, oppure va cercando i maghi, o va cercando di farsi rubare i soldi da qualcuno. Vedi che tu cala la testa e dici vero, eh? Invece è così semplice, non c'è bisogno di andare girando per il mondo per cercare niente, o puoi cercare Dio e Gesù. Ce l'abbiamo dentro di noi, Dio. Ce l'abbiamo ogni cellula nostra, c'è il Dio vivente dentro. E allora, dato che sappiamo che noi abbiamo Dio all'interno di noi e Lui ci lascia libero arbitrio o di morire o di campare. E allora stasera tu hai deciso di campare, ho visto che sei così, proprio stasera sembravi così forte che il mal di testa già si è rasserenato. Vuoi partecipare? Allora, per liberarti completamente, tu devi chiudere gli occhi e non aprirli mai, qualunque cosa che succeda, qualunque. Ti devi fidare del Dio di Gesù. Va bene? Qualcosa la devo fare ora? Sì, adesso. Chiudi gli occhi. Ok. E non devi aprire assolutamente.
della Gesù, come vuoi tu? Con le scarpe, o senza scarpe, nero, rosso, verde, con gli occhi blu, con gli occhi castani, come vuoi tu? Immagino, se riesci a immaginarlo. Ebbene, o anche i piedi, è lo stesso, una parte di Gesù. Se lo immagini, mentre lo immagini, di come sei non ti devi muovere, assolutamente il tuo corpo non si deve muovere, sembra a occhi chiusi, però con il tuo spirito esci fuori dal corpo, con il tuo spirito, con la tua mente sei fuori, con la tua mente, e ti butti in ginocchio davanti a Gesù, quel Gesù che stai vedendo. Ti inginocchi e lo lodi e lo preghi. Adesso puoi parlare sempre ad occhi chiusi. Cosa ci stai dicendo? Dillo senza vergogna. Tutto quello che ci stai dicendo con la mente lo devi dire ad alta voce. Se sono parole che non vanno ascoltate a migliaia di persone, di tutto che non dire. Dici soltanto quello che è giusto poter registrare. Se no poi devo tagliare la live. Vai. Niente, che praticamente mi fa passare questo mal di testa, che non ne posso più, altre settimane veramente che non ne posso più, e poi ho un dolore fortissimo anche dietro nel collo. Non so se è questo, magari. Quello è lo scarico, è lo scarico dei peccati che diciamo l'io, diciamo, perché è poi un'altra cosa che non te la posso dire. L'io ha scaricato già i primi peccati con il primo, secondo, ma dice, ha scaricato una parte dei peccati nella cervicale e ha bloccato il sangue e lo sfidio. Dai, vai avanti, forza. Ci stai dicendo che ti fa passare questo? Magari che mi fa passare se dolore io nelle artrosi, perché stamattina ho saputo che soffro di artrosi. Dove? E dove? Dove hai questo? Cervicale, nella cervicale non posso andare. Se fossi qui in Germania, io con lo studio qua, in 10 minuti, tutte queste cose possono passare. Comunque, quando saremo con la replicante, ci sia un'altra persona che deve schiacciare dove dico io, insieme a te, e uno che fa il video, va bene? Dovete essere tre persone, tu e tre persone. Quello che deve fare il massaggio deve essere uno resistente, o uomo, o donna, non è importante, che è forte, capito? Ti dico dove deve schiacciare, nell'osso sacro e anche nella cervicale. Però tu lo puoi fare anche da sola, questo, comprando le palline che ti ho fatto vedere, che le hai viste? Le hai visto le palline? No. E adesso quando apri gli occhi te li faccio vedere, va bene? Vai nella sanitaria, domani, quando hai tempo, ti dici voglio le palline per fare ginnastica sotto i piedi, per massaggiare tutto il corpo, che sono palline con i pizzi, quelle morbide e quelle rigide, dure, pesanti. Prima devi adoperare quelle morbide, cominciando con quella piccola, che ci sono piccole e grandi. E nell'osso sacro, mentre sei coricata con le spalle per terra, ti ci vai mettendo la pallina, avvicinando non subito dove c'hai il dolore nell'osso sacro. Devi passarlo distaccato dall'osso sacro, minimo 20 cm, tutto attorno attorno, e già ci vai portando il sangue e l'ossigeno, perché il nostro sorvegliante ha mandato alcuni peccati a bloccare l'ossigeno e il sangue nell'osso sacro. E se tu li così, hai bisogno di un'operazione. Hai capito? E allora, fai questi massaggi con queste palline, li puoi fare da sola, non hai bisogno neanche della webcam, né di me, né di nessuno. Però se preferisci, puoi chiamare, sono sempre disponibile.
E allora, come queste palline le ripassi sia nello sacro o nel corno e nella cervicale, sempre messa con la testa verso sotto, arrivare non subito nella cervicale dove c'è il male, devi fare sempre distaccato e avvicinarti piano piano con queste palline, schiacciando con il dorso, con la testa sempre verso il pavimento, sempre con quella piccola e morbida, poi con l'altra grande morbida, e dopo giorni, non subito con quelle dure, perché se fai subito con quelle dure ti fai male, male che dirai non ne faccio più, proprio, tu lo sai cosa vuol dire, basta, non ne faccio più. E allora se ci vai piano piano come dico io, a una settimana sei guarita, sia nello sudato e anche la cervicale. Adesso, mentre tu sei cosciente che già sei fuori pericolo, senza che te ne accorgi, guarda, senza che te ne accorgi, già il tuo Dio ti sta gratificando, già ti dà delle sensazioni di benessere, che io lo vedo nei tuoi movimenti del viso, ti sta gratificando. Bene, adesso, mentre sei sempre con l'occhio chiuso, non ti devi aprire assolutamente, perché faremo la prova del 9 adesso. La prova del 9. Rita Ganzina, Ganzillo, 938. Mi è difficile dirti che sei una maleducata. Rita. Sì. Ganzillo 938. Mi è difficile dire che sei una maleducata. Perché sei a casa mia in questo momento, dentro la mia laica. Che dovresti vergognarti. Entrando a casa mia e mi scrivi queste cose. Se tu non vuoi confessarti davanti a un uomo, esci subito fuori perché ti sto battendo fuori e ti blocco e non potrai mai entrare nella mia laica. Esci prima che ti blocco, esci, ti do a 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5, al momento sei bloccato. Mi dispiace, la connessione succede così. È successo che la connessione viene a mancare e purtroppo cade, però non cominceremo da capo perché quello che hai acquisito l'hai acquisito. Coraggio, va bene? E fai con il collo così. Dimmi che sensazione hai. Sì, mi fa male da questa parte. Sì, mi fa male di qua. Allora, ascolta a me.
forza dove ti fa male, schiaccialo, schiaccialo forte, 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 e così forte, dai, forte, forte, devi schiacciare forte, 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 non ti preoccupare, non succede niente, forte, 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 più forte schiacci prima finisci. Forte, forte, non ti preoccupare, lì. Fra poco ti hai dolore di diminuisce. Forte, forte. Quando cominci a diminuire me lo dici. Forte devi schiacciare, lì, ancora più forte, forte, forte. Aggravati con il dito grosso, forte, se ce la fai, se no prendi un bastone di scopa, lo metti a muro e ti pressi nel bastone, se non ce la fai. Ce la fai, diminuisce con la mano oppure prendi il bastone. Con la mano, prendi un bastone, va diminuendo? Va diminuendo? Sì. E allora continua con la mano, se va diminuendo già hai mosso tutti i tuoi peccati, però sono sempre là i peccati, capito? Sono sparpagliati, capito? Facci un massaggio così, a pressare, forte, forte, così, che si sparpagliano, e poi appena andiamo in ginocchio di Gesù, ormai hai capito. Però poco fa non sei stata molto convinta a Gesù, hai capito? Perché no, convinta proprio. Non sei stata convincente a Gesù. Gesù si convince in un altro modo. Dicendo le parole così come hai detto tu, Gesù non gli piace. Gesù bisogna convincerlo con il pianto, con il perdono, con la commozione. Hai capito? Ah, ok. E deve essere così. Ti devi proprio andare male, che stai piangendo per la commozione, che vuoi finirla con questi peccati. Allora, pressa quando è completamente finito il dolore della testa, fai così, sveglio. Non deve avere nessun dolore. Forte, più forte, forte. Se scoppia è meglio. Ora in avanti e indietro, in avanti e indietro, in avanti e indietro. Forte, 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 bravo, bravo, bravo. C'è dolore? Niente. Gloria a Dio. E che cosa è successo allora? Come mai se n'è andato il dolore? No, non ce l'ho più il dolore. E gloria a Dio. Allora facciamo così. Se il dolore non c'è andato vuol dire che funziona, allora no? Allora, i peccati sono sparpagliati, li devi buttare ai piedi di Gesù, va bene? Mentre chiudi gli occhi, vai là dentro, con il tuo corpo spirituale, li vai a raccogliere, come se raccogliessi un mago fuori quando piove. Li prendi, e li butti ai piedi di Gesù, chiedendogli perdono. Però se non gli chiedi perdono non usciranno da te questi peccati. Solo come chiudi gli occhi e piangi, ti voglio vedere piangere, ti voglio vedere le lacrime negli occhi, se no fai quello che vuoi, pensa quello che vuoi, devi piangere a lacrime di sangue come Gesù quando pianse, quando lo dovevano prendere per portarlo al patibolo. E quella notte nel giardino di Getsemani, il medese è così, e così facciamo sberto che guarisce. Dai, chiudi gli occhi e devi parlare forte, ride, fai quello che vuoi, devi guarire.
Allora, il maestro era qui, guarda un episodio, c'è una mamma, giusto? C'è una mamma? Quando hai partorito tuo figlio, li sai i colori, no? Come hai pianto? Sì, come? E allora li vedi i colori, pianti. Il maestro dice sì. Come quando hai partorito. Dai, forza! Ok. Forza! Chiedo di farmi abbassare il calore per favore, perché non ce la faccio più veramente, sono troppo stanca. Grida, 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 non va così, grida, grida. Grida e piangi, grida e piangi, grida e piangi.